Eccoci qua, buonasera a tutti gli amici del sferoide prolato tricolore. Benvenuti a questa quinta puntata di Italian Football Evening. Giovanni Ganci, Massimo Foglio, Marco Taccone con voi per parlare di football italiano. Ciao Massimo, ciao Marco. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao Giovanni. Perfetto, allora dai, stiamo sul pezzo, a ritmo battente. Cominciamo subito e facciamo sempre il nostro stream dal sito federale che ci aiuta. La notizia di oggi: la federazione ha ufficializzato l'inizio della vendita dei biglietti, non l'inizio, le informazioni sulla vendita dei biglietti per l'Italian Bowl per le partite di Piacenza, quindi biglietti per la finale di seconda divisione del 16 luglio, per la finale di prima divisione il 17 luglio, e per la partita contro la Francia, la semifinale contro la Francia del campionato europeo del 7 agosto. Trovate tutte le informazioni. La notizia che più ci ha lasciato così nella nostra piccola tristezza è che in questo momento, oggi, la federazione ha ottenuto il via libera soltanto per 900 spettatori. Speriamo, dice comunicato, noi ci accodiamo che col passare del tempo questo numero possa aumentare in maniera così un po' più ciccia, ecco, usiamo questo termine perché 900 è veramente poca cosa. Prima di parlarne un attimo con voi, ci tengo a mostrarvi la bellissima clip, il bellissimo video che ho preparato la federazione proprio per l'inizio della vendita dei biglietti. Eccolo. Ed ecco, quindi come avete visto, nella notte tra domenica e lunedì, diciamo a mezzanotte, inizia la vendita dei biglietti e niente, non c'è molto altro da dire, Marco e Massimo, se non che davvero 900 è veramente un numero risibile, ecco, per quello che può essere l'appeal di due partite. Viene da pensare che abbiano concesso l'utilizzo della sola tribuna. Ovviamente magari le curve erano già escluse in partenza, però dal numero di biglietti disponibili viene da pensare che abbiano dato soltanto la tribuna centrale e non anche il rettilineo dall'altra parte, evidentemente. No, non ho notizie in merito, è una supposizione, però visti i numeri si potrebbe pensare questo, quindi magari una speranza che diano a disposizione, mettano a disposizione anche la tribuna opposta, non sarebbe male, ecco. Beh, sì, sono pochini. Negli ultimi Italian Bowl abbiamo sempre superato quote molto più interessanti, quindi 900 effettivamente sono un po' pochini, però sono contento di vedere che il prezzo del biglietto è un prezzo accessibile ed è un prezzo che può far piacere, quello del Silver Bowl, mentre quello dell'Italian Bowl e quello dell'Italia-Francia forse, non lo so, mal consigliato, no? Insomma, c'è una distanza eccessiva, secondo me. Sì, vedete, ci sono anche dei pacchetti speciali, quindi poi se siete sicuri di vedere due o tre partite, vi conviene se acquistare questi pacchetti di biglietti. Comunque, vabbè, speriamo che si aumenti il numero dei biglietti disponibili, perché credo che 900 se li bruceranno in 2 giorni.
Bello il logo, però, eh? Il logo molto, è molto, bello. Molto, molto, molto bello, assolutamente. Perfetto, allora, questa è la notizia di apertura della nostra quinta puntata di Italian Football Evening. Andiamo adesso a parlare dei campionati, come sempre iniziamo dalla prima divisione. Settimana scorsa un Guelfi 35 con lo 14, di cui c'è poco da dire. Andiamo invece a vedere quello che prevede la prima delle due giornate piene di fase d'orologio: Panthers e Men, Dolphins e Guelfi sabato, Dax, Rhinos, Milano. Allora, io mi sono preparato questa volta alcune note e poi lascio a voi il resto del commento. Panthers contro Simen decide praticamente il primo posto della classifica. All'andata 24-20 per Parma, all'intervallo erano 20-14 per i Simen, tenuti scoreless per tutto il secondo tempo. Dolphins contro Guelfi, chi vince delle due squadre va sicuramente playoff, ho fatto tutte le possibili calcoli e simulazioni, ma chi vince entra o come terza o come quarta, ma entra ai playoff. All'andata, due o tre settimane fa, un 35-34 per i Dolphins, con i Guelfi che, se ricordo bene, sbagliano l'extra point del pareggio a poco dalla fine. Dax Rhinos, i Dax sono una partita must win per loro, cioè devono assolutamente vincerla per mantenere speranze playoff. All'andata quel fantasmagorico 63-62 per la squadra laziale. Dai, Massimo e Mark, qualche ragionamento su questa prima giornata piena della fase d'orologio. Sì, allora, Panthers e Men è quella che si definisce, usando il solito luogo comune, una sorta di finale anticipata, prima contro seconda. Non avrà impatti grandissimi di classifica, sia in un caso o nell'altro. Ovviamente i Panthers punteranno a mantenere l'imbattibilità, i Simen invece proveranno ovviamente a guadagnarsi il primo posto in classifica. Molto interessanti invece la Dolphins Guelfi, che appunto, come hai detto, è una rivincita del 35-34 di un paio di settimane fa, dove sia Dolphins che Guelfi si diedero battaglia alla grande per tutta la partita, e quindi i Guelfi avranno l'occasione di riscattare quella trasformazione mancata, diciamo così, e i Dolphins vorranno invece confermare la prestazione. Quella forse meno interessante, tra virgolette, fra le tre è Dax Rhinos. È vero che in stagione regolare è finita 63-62, è vero che i Rhinos probabilmente in queste due settimane di pausa avranno potuto recuperare un po' di acciaccati, soprattutto tra gli import, però al di là degli infortuni abbiamo visto che durante tutta la stagione la difesa dei Rhinos è apparsa abbastanza sospetta, quindi Dax, non dico molto favoriti, però sulla carta abbastanza favoriti. Mark, prima di darti la linea, una notizia che mi ero appuntato, poi mi sono dimenticato ovviamente di leggere: i Dolphins si presentano con un nuovo import perché Carl Enrlund, anche lui svedese, sostituisce Ugo Dierendal, infortunato, e quindi vedremo in campo un giocatore diverso rispetto a quanto visto prima nella squadra anconetana. Se non ho capito male, è un running back, quindi vanno a sostituire quello che è il loro vuoto offensivo in questo momento. Eh sì, perché c'è Brancaccio infortunato. C'è Brancaccio infortunato, hanno giocato le ultime due o tre partite senza Brancaccio e si è visto che hanno faticato. Hanno fatto giocare Dierendal e Quattrone spesso da running back, però avere un running back vero e proprio magari apre scenari completamente diversi per i Dolphins Ancona. Dolphins Ancona che possono contare su una difesa molto efficace, molto funzionale, quindi i Guelfi comunque non partono vincenti, sebbene siano un po' dati vincenti su tutti, insomma, i siti e i social che ne trattano. Io non sarei così sicuro. Partiamo tutti dal presupposto che i Siemens vincano la partita di
di fase orologio con i Dolphins, è molto probabile che sia così, però in questo momento non l'hanno ancora vinta, quindi la partita tra Dolphins e Guelfi non è in realtà un play-out, perché i Dolphins poi vince, anche perdendo con i Guelfi, vincendo con i Seamen andrebbero 4-4, quindi Infatti io l'ho visto al contrario, chi vince dentro, ma infatti chi perde non è detto che sia fuori, non ecco. è detto che sia fuori. Come secondo me, secondo il mio punto di vista, non è detto che i Dax Lazio possano averla vinta così facile contro i Rhinos Milano per due motivi. È vero che la difesa dei Rhinos ha fatto acqua per un sacco di volte, però l'attacco funziona e recuperare i giocatori più importanti e avergli dato un paio di settimane di riposo e avergli, come dire, fatto ricaricare le pile. Può essere un bel pericolo per i Dax Lazio che hanno la tendenza a volte a lasciar giocare gli avversari e anche a fare degli errori pacchiani che poi gli costano caro, come è successo nella prima settimana quando persero in casa 35-0 dai Dolphins, arrivando due volte in red zone e facendosi intercettare entrambe le volte. Quindi i Ducks devono fare molta attenzione a questa partita perché sottovalutarla, soprattutto col football, è una cosa che non si fa, e sottovalutarla potrebbe costare molto molto caro. Io invece vi do una provocazione su cui discutere. Panther, letto Massimo prima, Panther Seaman conta solo, uso il termine per l'onore, perché comunque una sarà prima, una sarà seconda. E quindi tutte e due giocheranno la propria semifinale in casa. E Dipende. da cosa? C'è sempre la possibilità che i Dolphins le vincano tutte e due e che Ah sì, ribaltino il remota, sì, punteggio. c'è, hai ragione, questo non ci pensavo. E io ho il timore che, partendo dal presupposto che i Seamen siano sicuri di battere i Dolphins e i Panthers di vincere contro chi hanno dopo, che sono i Rhinos, Rhinos. ecco, sì, adesso così lo vediamo tutti, e non vorrei che a un certo punto i due coaching staff decidano, visto l'andamento della partita, di tirare remi in barca per evitare magari infortuni che poi possono creare problemi nel proseguire il torneo, cioè semifinale e finale. Lo so che nel football non si molla mai, si gioca fino alla fine, eccetera, eccetera, però sai, contando che ti senti sicuro del playoff, addirittura del primo al secondo posto, come ho detto prima, magari lasci un po' andare, ecco, boh, vedremo. Guarda, ne parleremo sicuramente dopo di questo argomento, più che per la prima divisione, per la seconda divisione. E io credo che nessuno si tiri indietro e nessuno cerchi di perdere apposta una partita, anzi la giocheranno tutti alla morte. La possibilità che c'è è che Seamen e Panthers decidano di far riposare i giocatori principali, quindi Sì, ok, farli riposare a prescindere addirittura, ok, sì, segue la mia linea, tenerli. ma tu la prendi dall'inizio, io dicevo a un certo punto della partita, ecco. Ecco, sì, anche a un certo punto della partita potrebbero, come hai detto tu, tirare il remo in barca, cioè panchinare i titolari e far giocare magari un po' di più quei giocatori che hanno visto un po' di meno il campo. In questo caso, i Seamen, secondo me, sono favoriti. Massimo, Sì, ma qualcosa da aggiungere sull'argomento? sì, ma proprio perché i Seamen forse hanno, come si dice, una panchina più lunga, un roster più profondo, secondo me i Panthers non ci saranno tanto a perdere l'imbattibilità. L'occasione di fare una stagione regolare perfetta, è vero, vale solo per l'onore, però secondo me è una motivazione ancora valida per non lasciar perdere questa partita o per considerarla magari una sorta di allenamento in vista dei playoff. Ecco. anche perché non sai quando ti ricapita questa possibilità che Esatto. ogni stagione. Sempre Perfetto, che poi benissimo. comunque avranno anche la partita con i Rhinos dopo da vincere anche Sì, loro, beh, eh. infatti, assolutamente. Mai dire Però mai. Ok, perfetto. Prima divisione chiusa, quindi sabato alle 18, anche lì sabato alle 18, due partite in contemporanea, due partite così belle in contemporanea.
Ci vorrebbe, dico una cosa che va, se avessero detto a me quando allenavo anni fa, mi sarei infuriato, ma un obbligo federale di spalmare le tre partite per renderle tutte visibili con calma. È vero che uno può dire, basta che non sia il risultato, te la vedi dopo, ti vedi l'on demand dello stream, però vabbè, niente, così è un Almost pensiero. live. Esatto. Perfetto. Allora, seconda divisione. Settimana scorsa, questo è il turno di settimana scorsa. Bella vittoria dei Bengals a Reggio Emilia, i Vipers vincono come previsto, così come i Lions, un 14-7 anche qua molto combattuto tra Mastini e Saints, Sentinels 20-13 su Venezia, Reapers battono i Pirates 35-28, i Jaguari di misura sui Red Jackets e poi anche la bella vittoria degli Scorpions contro i Demons. Questa è giornata scorsa. Vengo su questa giornata perché essendo l'ultima di regular season, anche qua ho fatto i compiti. Correggetemi se sbaglio. Abbiamo già 5 squadre delle 8 qualificate ai playoff e sono le 4-5-0 prima del girone, Jaguari, Scorpions, Vipers e Mastini e i Saints con 4-2 che sono secondi sicuramente nel girone. Quindi abbiamo ancora 3 posti disponibili. Viste le partite in programma di cui parleremo a breve, i Bengals che giocano contro i Vipers Modena in caso di vittoria sarebbero ai playoff senza aspettare il risultato di nessun altro. Gli Hogs in caso di loro vittoria e sconfitta dei Bengals andrebbero ai playoff come seconda del girone, quindi in quel girone o Bengals o Hogs nell'ultima giornata. Gli Hogs che giocano invece contro le Aquile a Ferrara. Poi, nel girone invece dei Giaguari di Massimo, se i Red Jackets vincono, sono matematicamente playoff come seconda, Red Jackets che vanno a giocare a Savona contro i Pirates. Se i Reapers vincono e i Red Jackets perdono, saranno loro ad andare ai playoff come seconda, ma attenzione, attenzione, se i Pirati vincono con uno scarto maggiore di 14 punti e i Red Jackets perdono, saranno i Pirati ad andare ai I playoff. Reapers perdono. E Perché i se vincono Reapers i perdono, pirati, per e forza perdono i Reapers. sono già contro i Red Jackets. Se i Reapers perdono, saranno i Pirates a qualificarsi per i playoff. Quindi in questo girone, da un punto di vista così matematico, tutte e tre le squadre sono in lotta per il secondo posto. L'altro girone in bilico è quello di Scorpions, Demons, Lions e Frogs. Domenica si giocherà Demons contro Lions. Se i Demons vincono saranno qualificati ai playoff. Se vincono invece i Lions con uno scarto maggiore di 17 punti, saranno i bergamaschi a qualificarsi per i playoff. Questo è il quadro delle partite. E allora, prima Marco e poi Massimo, vi chiedo un minimo di, più che di pronostico, di analisi su chi, secondo voi, ha maggiori possibilità di andare a prendere i tre posti rimanenti. Poi vi farò un'altra domanda sulle prime. Allora ti devo fare una domanda, Gio. Siccome qua si parla di ranking, è importante la forza del girone per quanto Sì. riguarda il posizionamento ai playoff. Allora, se io sono Vipers e ho già il girone 4, non lo so, te lo sto chiedendo e vorrei sapere la forza del girone dei Vipers per capire se sono già girone 4, se sono forza 4, quindi sono già la quarta squadra delle prime in classifica. Mi conviene vincere contro i Bengals, Brescia e tirar dentro gli Hogs, che sono quelli che conoscono meglio in assoluto il mio sistema di gioco e mi hanno fatto sudare 20 camicie, oppure metto dentro i ragazzini e se la giocano contro i Bengals? Mentre sto cercando la classifica Guarda, su no, Chiami. guarda, te la dico io il ranking. Il Ah, ecco, ranking in grazie, lo questo stavo cercando. Grazie Massimo, vai. momento, il ranking delle quattro squadre a 5-0 sarebbe Scorpions, testa di serie numero 1, Vipers, testa di serie numero 2, Jaguari, testa di serie numero 3 e Mastini, testa di serie numero 4. E allora E la a questo domanda punto, si risponde da Saints, sola. in questo momento, Saints, testa di serie numero 5 e quindi il quarto di finale sarebbe Mastini Saints. Il primo quarto di finale. Poi avremo, in questo momento avremmo i Demons,
alla 6, i Bengals alla 7 e una tra Pirati, Rejects di quelle, e Reapers, testessa numero 8, che quindi andrebbe con gli Scorpions. Sono tutti ragionamenti da fare, perché se i Vipers vincono, i Jaguari vincono, vanno 6-0, sono testa di serie numero 2, testa di serie numero 3. Se sono Vipers, preferisco incontrare gli Scorpions o i Jaguari, e tenere fuori, ripeto, gli Hawks di Reggio Emilia, che secondo me sono vie più pericolosi per i Vipers che per qualsiasi altra prima. Però tieni presente che la grossa differenza tra essere teste di serie 2 e teste di serie 3 è che ti giochi l'eventuale semifinale in casa o in fuori. Casa, però i Vipers, perdendo la partita, diventerebbero teste di serie numero 4 e andrebbero a giocare a Scorpions invece di giocare in casa contro i Jaguari. C'è un pensiero da farci su questo, Io mi auguro che la partita sia regolare e che i Bengals comunque abbiano la possibilità di battere le Vipere. E gli Hawks sicuramente daranno il 1000% per battere le Aquile, e quindi il girone si risolverà per l'appunto sulla partita tra Bengals e Vipers. Altre situazioni, non vedo come i Jaguars non possano andare ai playoff a meno di un suicidio, esattamente come non vedo come i Demons possano non andare ai playoff a meno di un suicidio. Ma Però prima guarda, della parola, vai Massimo, vai tranquillo. no, volevo fare solo un commento su Jackets e il suicidio. Nel nostro girone, finora gli unici che non si sono ancora suicidati siamo noi, perché le altre tre squadre hanno tutte e tre hanno perso delle partite assurde, in maniera assurda, e quindi l'equilibrio tra le altre tre squadre è tale che potrebbe succedere veramente di tutto, anche se da quanto ho visto i Red Jackets mi sembrano non una spanna, ma almeno mezza spanna superiori sia ai Pirati che ai Reapers. E diciamo che dovrebbero far valere questa mezza spanna di superiorità, però non si può mai sapere, eh. Ma io invece vi faccio una piccola considerazione su Demons Lions, che secondo me sarà una partitona, che potete vedere live sullo YouTube dei Demons. Cernusco con un commento che Madden spostati. Perché i Demons sono in una fase un po' involutiva. La partita con i Frogs è finita al primo tempo 7 pari. Solo nel secondo tempo i Demons sono riusciti ad aggiustarla. Contro gli Scorpions l'attacco ha fatto veramente, veramente fatica. 29-0 a inizio terzo, dopo diciamo l'inizio del terzo quarto, 22 il primo tempo, 29 nel primo drive del terzo quarto. E ho visto un attacco che è veramente, veramente faticato tantissimo. E una difesa dei Demons che, come si suol dire, si piega ma non si spezza. Dei 29 punti concessi, 7 sono dell'attacco perché è un pick six, quindi diventano 22. Di questi tre touchdown, due sono state magie di Crosta, che ha tirato due lanci lunghi e perfetti per i suoi ricevitori in profondità. Quindi i Demons devono, insomma, ripartire da una bella difesa e sperare che l'attacco un po' si svegli. I Lions invece, secondo me, sono in forte crescita rispetto a quella prima partita. Scusate, vado indietro, non fatemi venire il mal di mare. Prima partita dei Lions, 51-0 con gli Scorpions, che io ho visto per due quarti e praticamente non è esistita la partita. È stato uno show per i Lions. Poi pian pianino la squadra di Bergamo, insomma, è andata riprendendo, si è recuperato giocatori. Vuoi magari qualche infortunato che ha iniziato il campionato, vuoi qualche vecchietto di quelli inossidabili. Ho visto a Roste ci sono, è rientrato Alba, insomma, voglio dire, in linea, Marone, sta giocando anche Podavitte. Pian pianino sono riusciti a riprendere, ecco, questo 14-31 con i Demons di metà maggio, e poi una sconfitta con i Scorpions per 13-0, che davvero con questi Scorpions è una quasi vittoria, concedetemi il termine.
una bellissima vittoria contro i Frogs e poi la sabato di domenica. Quindi diciamo che sono l'avversario peggiore per i Demons e la vera incertezza è i 17 punti dell'andata, che secondo me vanno un po' a partire con un 17-0 virtuale sullo scoreboard è tanta roba per i Demons. Sì, ma sai, Lions, come ti avevo già detto in occasione della partita di andata fra Lions e Demons, non sono una squadra da sottovalutare, anche in occasione della partita d'andata comunque la partita fu molto equilibrata per almeno il primo tempo e una parte del secondo, e poi i Demons diciamo così presero un po' di distanza nel finale di partita, però i Lions secondo me non sono assolutamente da ignorare per i playoff. Certo, devono dare 17 punti, ti dicessi 18, sì, almeno 17 punti, quindi almeno 18 punti. Mi avessi detto 10. Basta che vincano, ti avrei detto ci sono grosse possibilità. Già dover vincere con 18 punti di distacco è comunque un po' più difficile, però comunque sono secondo me una squadra in crescita che potrebbe fare l'impresa. Perfetto, perfetto. Ok, dai, chiudiamo anche la seconda divisione, poi dopo si chiama la prossima con il fatto che in prima divisione ci sarà ancora un orologio, potremmo concentrarci più sugli accoppiamenti playoff di seconda e terza, ma perché dico anche CIF 9? Perché l'ultima giornata, scorro, perché qua sono tanti. L'ultima giornata di regular season per il CIF 9, trofeo Paolo Costi. Allora, anche qua ho studiato, non è stato semplice. In questo momento abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squadre delle 16 già qualificate playoff. Elefants Catania, Pretoriani Roma, Roosters Romagna, Blitz Valangero, Giants Bolzano, Hurricanes Vicenza con seconda con 3-1, quindi saranno sicuramente la migliore seconda, Leoni Basiliano e Rams Milano o come prima o come seconda avendo un record di 3-1. E dai conti che ho fatto, 9 squadre possono finire la stagione 2-2 e quindi lì saranno tutti rompicapi di classifiche avulse, forze del girone, cose che non voglio neanche sapere. Delle partite in programma settimana prossima io ne ho isolate 3 tra le tante, e i Mad Bulls con una vittoria, primo posto sicuro, e i Briganti per arrivare primi devono vincere con almeno 17 punti, tutti 17, questo è il magic number di questo weekend. I Trappers devono vincere o perdere con meno 19 punti di scarto per avere il primo posto del girone, quindi la qualificazione. I Predatori con una vittoria, avendo i Rams già giocati le loro partite, raggiungerebbero il primo posto e quindi si aggiungerebbero, diciamo che in quel girone abbiamo già probabilmente già anche due candidati, più 9 squadre che possono finire 2-2, quindi un weekend molto molto interessante in CIF 9, Mark. Sì, i Predatori devono vincere perché se perdono sono fuori. Tu dici che con 2-2 non entrano? Non entrano. Perché mi fido, perché io ho visto, quando ci ho visto con 9 squadre con 2-2, ho abbandonato ogni possibile ragionamento, confesso. Guarda, puoi ascoltare Cover 2, il nostro podcast. Avete la spiega? C'è il Fulvio Cavicchi, che sono 2 settimane che fa la playoff picture, e quindi è molto, molto preciso su queste cose. Allora, Cover 2, podcast sul football italiano di The Beast Mode Football, lo trovate sul sito di Beast Mode oppure sulla pagina Spreaker di Catinecce. Esattamente. Illuminaci, Marchi, illuminaci. La Leggio invece, vincendo a Cagliari, sarebbe sicura di passare con 2-2. Mentre comunque non è una partita facile, perché a Cagliari comunque non si può pensare di vincere in maniera facile. Così vediamo le varie possibilità di 2-2. I Mad Bulls, l'hai detto, la partita più interessante è probabilmente quella del girone dei Fighting Ducks, Angels Pesaro e Grifoni, perché tutte e 3 le squadre potrebbero finire 2-2 e lì sarebbe un gioco di
differenze punti, e come vedete le differenze punti sono praticamente identiche, perché i DAX sono sostanzialmente sicuri di passare, perché l'altra partita sarebbe Grifoni Angels, e i Grifoni per vincere devono vincere almeno di 3, e questo manderebbe gli Angels praticamente all'inferno. La battutina Angels all'inferno, bellissimo. Beh, ragazzi, io sono chicchi che Italia Football Evening, un colpo blitz sicuri, Emmers che possono andare 2-2, ma non mi ricordo se hanno la possibilità poi di entrare, però penso di sì. E poi dicevamo il girone dei Rams, dove i Rams sono già sicuri di entrare come primo o come secondo, a seconda di quello che fanno i Predatori. Se i Predatori vincono, sono primi. Trappers e Guelfi Neri, visto che gioca tra di loro, allora, se vincono, chi perde va a 2-2, ha possibilità di qualificarsi? Se non mi ricordo male, la playoff pictures sì. Ok, e potrebbe un po', a seconda di chi va, sostanzialmente si interscambiano nel quadro playoff, cioè se vincono i Guelfi si mettono al posto dei Trappers, se vincono i Trappers si mettono al posto dei Guelfi, quindi non cambia il posizionamento nel playoff. E molto avvantaggiati i pretoriani dal loro 4-0, che sono secondi come forza del girone, però credo che siano comunque dietro gli Elephants come picture, quindi in ogni caso la finale la giocherebbero fuori casa se dovesse arrivare in finale con gli Elephants. Perché, per dare la parola a Massimo, ricordiamo che le 10 prime e le 10, giusto? 10 prime e 6 seconde. 10 prime e 6 seconde saranno divise in due conference da 8, esatto, in maniera geografica, nord e sud, che faranno tra di loro quarti, semifinale e finale. Le due finaliste, le due vincitrici, dai, che è il termine più bello, delle due conference sono quelle che si affronteranno nel Nine Ball di Cecina. La mina vagante sono i Rooster Romagna, che potrebbero finire o sopra o sotto. Perché dipende poi da un conto meramente geografico, deduco, sì, cioè alla fine. Sì. Bella peppa, per chi se la prende. Per adesso sono contati sotto. Ho capito. Bene, bene, bene. Se poi dopo, settimana prossima avremo il quadro chiaro di questa situazione. Massimo? Sì, beh, no, direi che c'è poco da aggiungere all'analisi che ha fatto Mark, quindi direi che possiamo tranquillamente proseguire. Allora, faccio questa domanda a Mark, la faccio a Mark perché allenando una squadra, un reparto di una squadra di terza divisione, quello della Legio 13 Roma, segue con più interesse, diciamo, con più attenzione questo campionato. Mark, c'è una squadra che rispetto alle tue aspettative personali, che magari, ripeto, di inizio stagione ti ha deluso, ma non che non vuol dire che le ha perse tutte, però che tu credevi potesse essere meglio per quelle che erano le tue conoscenze di questo campionato? Beh, mi sorprende la sconfitta dei Trappers, onestamente. Ero convinto che potessero tranquillamente dominare il girone, invece hanno perso contro i West Coast. Quindi qualcosa che non funziona ci deve essere. I Grifoni mi hanno deluso abbastanza, anche loro li pensavo un po' più dominanti dentro al girone, e non mi aspettavo assolutamente tutta la fatica fatta dai Ravens, però so che sostanzialmente la squadra è praticamente in ricostruzione, quindi ci può stare, insomma. E invece al contrario, qua ti do io un assist, ma poi hai il diritto a poter cambiare. Possiamo dire Roosters Romagna, squadra rivelazione del campionato, ma anche perché forse, e questo da parte mia, non ne sapevo nulla prima dell'inizio. Ecco, quindi sono molto onesto in questo. Il mio giudizio ha questo fondamento. Beh, Roosters Romagna sono state una sorpresa proprio all'inizio. Poi abbiamo saputo che metà del roster, o anche tre quarti, è composto dai Chiefs, quindi
era come avere i Chiefs, quindi sappiamo che la squadra era piuttosto forte. La vera sorpresa, sia per il gioco espresso che per i risultati, sono sicuramente i Blitz Ballangero che hanno veramente schiantato tutti nel loro girone con numeri importanti, soprattutto in difesa. 8 punti subiti, lo dicono, potete vedere anche voi qua sulla classifica. Vabbè, guarda, Massimo, abbiamo anche un assist per chiudere la parte della terza divisione con i Blitz Ballangero, di cui tu in tutta onestà ci stai parlando bene dalla prima puntata di Italian Football Evening. Esatto, perché mi ripeto, sono una squadra giovane, con tanti giocatori con buone prospettive, sono anche ben allenati da Daniele Torrente e Hermes De Bastiani, che non sono certamente gli ultimi arrivati, e quindi stanno finalmente raccogliendo i frutti di anni di semina. Questo è sicuramente il loro miglior campionato da diversi anni a questa parte, e reciteranno un ruolo da protagonisti anche una volta usciti dal girone che non si sa appunto se stanno dominando perché sono forti, fo sono fortissimi Forti loro loro oppure più o deboli gli perché gli avversari. avversari sono un po' più deboli, però questo ce Però lo i diranno i playoff. numeri, per quanto possono essere deboli gli avversari, però i numeri raccontano una No, storia di una ma infatti. squadra, che funziona. Una squadra quando funziona e gioca in casa è una rogna per tutti. Certo, no, ma infatti i playoff ci daranno la vera consistenza dei Blitz, ma sono abbastanza sicuro che la consistenza, anche se poi alla fine dovessero uscire al primo turno, non usciranno dal primo turno schiantati sotto una valanga di punti. Secondo me faranno strada e faranno penare chiunque incontreranno. Perfetto, allora, dai, 40 minuti è anche un tempo ideale, non sono stati neanche troppo lunghi. Ricapitolando, nella notte tra domenica e lunedì, quindi a mezzanotte di domenica, inizia la prevendita dei biglietti per le partite di Piacenza, quindi le due finali di seconda e prima divisione e la partita nazionale. 900 posti a disposizione in questo momento cada incontro, speriamo che possano aumentare. Nel weekend abbiamo in campo tutte e tre i tutti e tre campionati, le due divisioni e il CIF 9, mentre la prima divisione può già dare qualche idea. Abbiamo detto il big match tra Panthers e Seaman e la partita tra Dolphins e Guelfi. Seconda divisione, CIF 9, si giocano la stagione perché è l'ultima giornata di regular season e quindi si deciderà chi entra o meno ai playoff. Vi consiglio di seguire la partita, le partite che vi interessano in streaming. Trovate l'elenco degli streaming su Game Day, l'app federale che vi dà i risultati in tempo reale, e in più vi mette il link allo streaming. Altrimenti sul sito di prima divisione c'è una sezione chiamata Live Zone che ha proprio dentro embedded i player delle varie partite, almeno di quelle che sono state recuperate dal buon Luca Correnti, che gestisce tutta quella baracca e che salutiamo e ringraziamo, anche perché oggi gli ho chiesto una cosa, nel giro di un minuto mi ha risposto, grazie Luca, assolutamente. E quindi un ringraziamento a Massimo Foglio e Marco Taccone per la compagnia. Grazie a te, Grazie. grazie ai nostri ascoltatori. Questa sera sono stati tantissimi. Gli appelli di Mark fatti sulla chat di Addol Magazine su Telegram hanno avuto dei risultati. Da Giovanni Genge è tutto e ci sentiamo settimana prossima o alle 9:30 o alle 10 o alle 10:30. Noi valutiamo al momento, noi facciamo riunione di redazione giovedì mattina alle 5:20 per decidere come costruire la puntata della sera. Alla prossima, ciao ciao!